percorso per, diciamo, cercare la mia madre naturale, anche se ho una famiglia splendida, fantastica, i miei genitori li adoro, proprio sono cresciuta con tutto l'amore del mondo, sono stata adottata a 18 giorni, quindi proprio ero molto molto piccola e diciamo che ho maturato un po' quest'idea di fare questo percorso negli ultimi tempi, diciamo 2 o 3 anni così. Prima non, diciamo che non mi sono nemmeno tanto sentita figlia adottiva perché sono stata proprio diciamo amata dal primo minuto, quindi non mi sono sentita, diciamo, di farlo. Invece il fatto che mi ha mosso, diciamo, alla ricerca delle origini è anche un po' perché mi sono, per quanto mi sia possibile, mi sono un po' calata nei panni di queste donne che sicuramente la vita non è stata fantastica per loro. C'è chi ha scelto per loro, c'è chi qualche altra donna magari ha dovuto scegliere, perché magari è stata anche da sola durante questa scelta. Ho fatto la mia stanza a gennaio dell'anno scorso. A luglio sono stata chiamata, diciamo, per avere delle notizie. E questa madre è stata trovata, è molto giovane perché ha avuto me a 17 anni, quindi a 47 più o meno a 30. Si è formata una famiglia, quindi ha 2 figli. Non l'ha presa bene perché ha subito un forte shock da questa notizia insomma, di me che la cercavo. E mi ha scritto una prima lettera nel quale mi ha detto che mi ha sempre pensata per 30 anni, mi ha avuto sempre nel suo cuore, però lei ha portato anche questo grande segreto dentro di lei per 30 anni, perché ci siamo lasciati con la prima lettera all'inizio dell'estate, io poi gli ho scritto una seconda e ho avuto la sua risposta una settimana fa, nella quale mi chiede del tempo perché lei non dorme, non esce più, piange, è disperata perché non sa come affrontare questa situazione, perché si sente, diciamo, divisa in due tra me e la sua famiglia, anche se le è stato detto che non è che deve, diciamo, dirlo per forza a qualcuno, diciamo, condividerlo, può anche vedermi anche in un campo neutro, le hanno risposto, eccetera. Però evidentemente mi hanno detto che lei non ce la fa più a tenere magari questo segreto e lo vorrebbe condividere. Al momento quindi ci siamo lasciate così, con quest'ultima lettera nella quale lei chiede del tempo. Ma c'è. Ciao. Grazie.